Siamo in compagnia del rappresentante dell'Istituto Ugo Foscolo di Canicattì. Senti, parlaci un po' di questo evento di Scuola Zoo. Allora, Scuola Zoo è la più grande community d'Italia. Abbiamo avuto l'idea di fare questo evento, già stato fatto anche l'anno scorso, perché è una grande testimonianza. Scuola Zoo è la voce, il megafono degli studenti. È una grande realtà a difesa degli studenti, a disposizione degli studenti, per consigli a livello regolamentare, studentesco, dei consigli di tutti i tipi che riguardano gli studenti. È una grande iniziativa per coinvolgere così tanti studenti, appunto, che si accumulano in questa struttura, appunto, tutti insieme in questa struttura, appunto, per vedere le diverse testimonianze contro la mafia e contro le grandi realtà, le diverse realtà che ci sono in tutta Italia. Come nasce Scuola Zoo? Allora, Scuola Zoo nasce nel 2007 dopo che il nostro fondatore Paolo, durante il suo esame di maturità, il suo professore si è addormentato mentre lui esponeva la sua tesina. Ha voluto denunciare facendo una foto con un cellulare e quindi l'immagine è stata virale, è finita sui maggiori siti e sui maggiori telegiornali nazionali. Da qui è scoppiato, diciamo, il caso Scuola Zoo. Quindi è nato per voler denunciare tutte quelle che sono le irregolarità all'interno dell'istituzione, quindi tramite dei video divertenti all'inizio e poi crescendo sempre di più anche grazie ai social, diventando ad oggi la più grande community italiana. Contiamo infatti 2.700.000 seguaci di follower su Facebook, 2.800.000 su Instagram e il nostro sito, che è testata giornalistica dal 2014, conta 2.500.000 utenti unici mensili, che sono comunque studenti o comunque fanno parte del mondo della scuola. Quindi diciamo che siamo diventati, appunto, il megafono degli studenti. Perché siete qui stamattina? Oggi siamo qui perché il rappresentante di questo istituto, scusate il gioco di parole, fa parte della nostra community, di una nostra parte, diciamo, di Scuola Zoo, che è il progetto RIS. Il progetto RIS, che significa, appunto, rappresentante di istituto Scuola Zoo, è presente su tutto il territorio nazionale, conta oltre 200 rappresentanti di istituto che decidono di affidarsi a Scuola Zoo per la loro campagna. Quindi cosa significa? Noi supportiamo il rappresentante di istituto dalla campagna fino alla fine dell'anno, quindi loro hanno a disposizione i nostri giuristi per aiutarli, appunto, nella comprensione anche di quelli che sono i meccanismi della burocrazia italiana all'interno anche degli istituti. Siamo l'unico network nazionale dei rappresentanti di istituto, infatti il nostro, diciamo, cavallo di battaglia è, appunto, anche la community che creiamo tra i rappresentanti di istituto, perché se un ragazzo ha un problema abbiamo 200 rappresentanti di istituto, abbiamo la figura nostra che siamo i tutor, quindi ex RIS, entrati all'interno come figure di riferimento per supportarli durante tutto l'anno.